ritrovo con piacere. Peraltro, se non erro, nella stessa location a distanza di un anno, sia Luciano D'Onofrio, ciao Luciano, ben ritrovato, che l'assessore Roberto Ferraioli, assessore Buonasera. Al comune di San Giovanni Teatino. Oh, assessore, vengo da lei perché insomma il problema. Adesso ci deve spiegare nel dettaglio quello che ci dobbiamo aspettare, per esempio il 5 ottobre, questa settembrata, che poi non gli si poteva cambiare nome, è solo stata spostata non di si poteva fare. Ecco, per intenderci. Vabbè, ci dobbiamo aspettare. Volevo ringraziare la famiglia Ulisse che ci ospita in questa splendida tenuta. Volevo ringraziare particolarmente Luciano Rabottini che mi tiene sempre presente e dare il mio contributo a questa discussione. Il problema è abbastanza serio, cioè questa manifestazione che doveva tenersi il 29, io ho cercato di, insieme a Luciano, di far invertire le date dell'altra, con l'altra manifestazione, perché stiamo rifacendo il manto stradale della via Vittorio Emanuele, là dove dovevano passare appunto i ciclisti, e quindi speriamo di farcela. Proprio poco fa ho chiamato la ditta prima di entrare in trasmissione, che mi hanno assicurato che quasi sicuramente, almeno per quanto riguarda il manto stradale, sarà fatto, e quindi spero che si possa fare questo evento. Vorrei che poi Luciano mi viene, se dopo non è... No, oh, peraltro stesso, visto che insomma noi abbiamo girato, ma anche quando siamo nello studio, quando, vero Luciano, quando capita un amministratore alla fine gira e rigira e si parla di corse ciclistiche, il tema manto stradale sì. Esce sempre, che immagino sia, noi siamo stati a Ancarano un paio di settimane fa, e sia il cruccio fondamentale non solo per le corse ciclistiche, anche per la viabilità normale. Beh, però noi abbiamo sempre detto sì. Che poi le manifestazioni ciclistiche è vero che investono un'amministrazione dal punto di vista dei lavori, però poi quei lavori rimangono. Ma guarda, noi abbiamo investito tantissimo sul rifacimento del manto stradale su tutto il territorio. Abbiamo iniziato, su questo ci siamo presi come sempre anche critiche, abbiamo iniziato con la Tiburtina, adesso stiamo proseguendo con la parallela, sarebbe la via Vittorio Emanuele, che poi proseguirà sulla via Mazzini, e poi rifaremo fino a Dragonara, sarebbe da via la Tiburtina, che proseguirà la strada che va verso Chieti. Abbiamo investito milioni di euro appunto per questo. Per quanto riguarda il discorso che sì, quando si fanno le gare ciclistiche, c'è anche la società, Luciano lo sa, le Frecce Azzurre, crea un po' di disagio, ma io ci credo a questa cosa e quindi la faccio fare. Io, prendendomi le critiche, Luciano, sai? No, assolutamente, io ti invidio invece perché fai l'assessore in un comune dove il ciclismo è sempre stato una grande religione. Perché lo dico, ma se mi sono appassionato anche di questo sport io da ragazzino, perché abitando a Fontanelle, quasi sul vostro territorio, io da bambino venivo a San Buceto a vedere grandissime manifestazioni. Voi siete stati promotori di ciclismo a 360 gradi, dalle categorie dei ragazzini, amatori, dilettanti, mi ricordo, e forse l'avevamo anche ricordato l'anno scorso, ma come non si può non ricordare grandi dirigenti dello sport del ciclismo a San Buceto, ma grandi manifestazioni. Mi ricordo un anno ci fu Giovanni Battaglini che vinse una grande classica dilettante che era organizzata da un grande dirigente, il signor Cesinaro. Mi ricordo quest'uomo grande, generosissimo. Però San Buceto, San Giovanni Teatino ha fatto ciclismo e fa tuttora ciclismo, quindi state sempre vicino agli organizzatori e date il massimo di quello che potete fare come uomini politici, perché effettivamente il ciclismo è stato un punto di riferimento sul vostro territorio. Sì, infatti volevo approfittare solo di un ringraziamento alla famiglia Ciccarelli che con tanto sforzo, tanto sacrificio sta portando avanti ancora con le Frecce Azzurre il ciclismo a San Giovanni Teatino. Non ultimo abbiamo fatto una prestazione qualche mese fa, veramente molto, molto bella, quindi un ringraziamento a loro che con grande passione e grande sacrificio portano avanti ancora questo sport a San Giovanni Teatino. Assolutamente, e noi ovviamente ci auguriamo che sia un finale di stagione molto bello per il vostro comune, ma soprattutto per Grazie. Il ciclismo abruzzese, perché poi, e la dimostrazione è quello che diceva Luciano poco fa,
poi anche parlando in trasmissioni come queste possono sorgere quelle idee, certo, che rendono una manifestazione come può essere il Trofeo Matteotti, ma come possono essere tante altre, possono aiutare a coinvolgere tante entità diverse, come per esempio l'ACSI. Noi siamo praticamente in chiusura, ma stasera, Luciano, noi di solito premiamo, ma stasera ti sei superato, perché stasera che facciamo? Premiamo tutti, facciamo entrare un po' tutti i premiatori, che poi in realtà è la famiglia Ulisse al completo, che premia tutti. Venite, ci sono tutti, ci sono i figli, i nipoti, ecco qua, capitanati da Gianfranco, ovviamente, li facciamo accomodare. Questa è la famiglia, ma è la famiglia per intero, ma praticamente è lo spirito, il cuore dell'azienda. Attuale, ma anche prossima, futura. Sì, è presente e futura. Voi ovviamente non avete il microfono, quindi non si sentirà la vostra voce, però insomma, partendo da Gianfranco, i nipoti, i figli, la moglie, c'è anche il capostipite che salutiamo, che però è dietro le quinte, lo salutiamo assolutamente. Grazie perché ci avete ospitato e siete stati gentilissimi, come di consueto. La vostra famiglia oramai è legata indissolubilmente, non solo a livello di sponsor, ma a livello di cuore al mondo del ciclismo. Stasera premiamo tutti, lo facciamo in maniera simbolica, perché altrimenti se ci mettiamo a consegnare ne diamo uno per per dovere di ospitalità, a me no, magari diamolo al direttore sportivo, grazie. E li facciamo premiare tutti i nostri ospiti, tutti quanti: Alessandro Spesialetti, Moreno Di Biase, Luciano D'Onofrio, l'assessore Roberto Ferraioli al comune di San Giovanni Teatino. Ecco qua, c'è l'ultimo, ecco qua, premiamo anche l'assessore. Stasera vi è andata benissimo, signori, attenzione, noi di solito ne premiamo uno, stasera Gianfranco gli è andata di lusso. Buonanotte.